Però aveva anche dei difetti. Allora, se c'è una cosa che sta sul ragione a tutti noi, credo, è dare ragione a nostra madre. Io ho fatto il servizio civile, quindi potete capire quanti anni ho, perché vuol dire che era quel tempo in cui si doveva fare il servizio militare, vuol dire non lo hanno fatto. E invece c'era quel tempo in cui non solo si poteva eventualmente non fare il servizio militare, facendo il servizio civile, ma è il tempo in cui ancora prima, se facevi il servizio civile, invece di 12 mesi dovevi fare 18 mesi, vuol dire che proprio evitarlo. Io ho detto no, però io no. Ma non che fossi particolarmente contrario all'idea che si dovesse difendere, adesso dico il confine, non dite qualcosa, dico resistere di fronte all'invasione, perché, quindi armarsi, eventualmente essere pronti a imbracciare. Quello di mio lo eviterei, però se proprio si deve fare si è fatto, cioè abbiamo avuto un Presidente della Repubblica che onoriamo, che ha ammazzato gente, quindi grazie, bella la resistenza, ha ammazzato una pistola, poi segnami come si fa, io però anche se non fa qualcosa. Ma la cosa grave veramente per me era che qualche coglione mi dicesse quello che dovevo fare, generalmente un caporale. E il caporale generalmente era uno che aveva 18 anni da te. Solo che io ho fatto le dote di lì, laurearmi prima di fare il servizio militare o civile. Quindi sei arrivato lì, diciamo, 23 anni, bello bello, un 18enne coglione, che mi diceva di camminare da lì a là, da là a lì, da lì a là, da là, e quello farmi fare come faceva, e contornare, e avere questa cosa. Faccio il servizio civile. Mia madre. Ma Ciccio. Ciccio. Cioè quello è che. Ma Ciccio. Ciccio. Amore mio. Guarda che la vita è così. Sarà sempre così. Ci saranno sempre dei coglioni che dicono quello che devi fare. Vigili. Notaio. E guardie. Ci sono tutti qua ovviamente. Un amore. Un grande amore. Ma l'infermiere, quando sei lì così, cosa fai? Ma no, non potete così il braccio, tenga così, non ho per migliori. Adesso Cristere, no, Cristere no. Giù. Scusa. Le poste. Non ha messo francobollo, è deficiente. Non ha detto deficiente, non ha pensato, io l'ho visto. No, tutto e dappertutto, controllore. Non ha fatto un attimo. E questi chi sono per dirmi? Vabbè. Dico, ma mamma, tu, papà, papà, io di cognome faccio D'Andrea, poi giustamente non lo so, io faccio D'Andrea, papà, sono il pianoforte da mestiere, così, trin, 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 trin. Qualcuno mi dice cosa deve fare, le note che deve fare, quando le deve fare, questo è quello che so fare. Ma lo chiamo, viene a suonare per fuori, mi fai quella nota, dai, infatti tu sono questo che papà è libero, ora, tra l'altro papà è una persona particolare, per chi non lo conosce, tanti, papà è uno di quelli che io, suo figlio, quando lo incontro, ogni tanto, anche per una volta, Vicenza, questo non è, non lo raccontare, ma lo racconto perché fa ridere. A Vicenza, prendiamo un treno per andare in un posto, lui arrivava da un altro posto e ci incrociamo sulla panchina del treno, però siamo a Vicenza, non siamo a casa, siamo a vivere a casa, quando è successo a. Quindi siamo un po' fuori dal nostro zona, dove sappiamo Acqua e Matteo, siamo in un posto diverso. Io lo vedo giù in fondo e faccio. Lui mi guarda. Ehi! E dentro c'è. E chi cazzo è? Questo qui che mi saluta. Ma papà, ma Stefano! Che Stefano? Sono io, ma il tuo figlio, fa con tutto, tagliere, ma c'è insieme, capisci che. No, perché sai, ho capito.
per dire come sta là sopra, capito? Allora nessuno gli dice quello che lo fa. E dico, mamma, papà, capisci? Sì, ma tu lascia perdere, papà. Mamma, tu, anche tu sei libera. Tanto di un'altra, non ho mai capito veramente che lavoro facesse. La parola della sociologia. Dice che mi mancava. Però tu sei libera. Vedo che fai le cose quando vuoi tu, va bene. Vai, fai se succede, fai. L'ho fatto. Vabbè, quest'anno è stato un anno abbastanza difficile. Ho frequentato molto, molto, molto gli ospedali. Mio papà è stato molto male, una persona che io amo tantissimo è stata molto male. Una mia nipotina è stata molto male. Io stesso ho avuto un problema, tra l'altro non sono ripreso, però non è tanto, quando certo, quello che lo sento. L'ospedale. Le scuole, le aziende, le carceri, ho frequentato anche le carceri, ho fatto un plan a posti belli, ho pensato questi sono posti dove ci si prende cura delle persone, uno entra malato e esce curato, uno entra, che so, un problema e esce sempre, il problema è risolto, perfino in carcere. Può entrare in un certo modo per essere la migliore, se no non esce, non so come potrebbe funzionare. Eppure ho pensato, visto di persona, che non succede così, cioè che queste cose sono organizzate in questa maniera qua, per funzionare. Ma anche la scuola di mia figlia, che ho 8 anni, la scuola è fatta per funzionare. Entrare a una certa ora, mangiare a una certa ora, queste cose non c'è bisogno che le dica io, perché non c'è scritto sopra un miliardo, però quando vedi persone tutte in fila un po' ti vedo dire ammazza, ma quanti sono questi coglioni che decidono la vita per me? Io arrivo l'831 e la bidella è 13:30 contenta, ma c'è un traffico, c'è tanta gente, è una bambina che attua deve andare dai suoi compagni di classe, non facciamo niente di male. Se tutti facessero così, lo faccio apposta, però guarda che stiamo qua 2 ore in macchina. Ma mio papà stava molto male. Franco, come si sta? Franco, è oggi, Franco! Sta rialto sul letto, mezzo morto, sta bene? Franco, Franco! Ma Franco, si è andato bene, è un giovane, si può anche fare una persona normale, non è che perché sei malato, fa proprio un contrattare con neanche un coglione, io lo metterei come un coglione se potessi. Figuriamoci un signore normale, è malato. In carcere, sono ancora un amico, un ragazzo di 18 anni che è finito in carcere, e dice di non aver fatto la cosa che ha fatto e sta in carcere. Perché funziona così: se hai un domicilio puoi avere gli arresti domiciliari, se sei un po' molto povero, no, stai in carcere. Che è un po' strano come cose, come tutela dei fragili, no? E lui si incace, dice io non ho fatto niente a lui, sta lì. Vado a trovarlo e gli fa oh! Guarda la penitenziaria, mi taccia, io non fai, uno fa la penitenziaria. E oh, scusi, io di solito quando vedo una persona mi fa oh! Io dico scusi, dico oh cosa, ma che cazzo vuoi? Oh chi? Cioè, tanto c'hai una divisa. Adesso non voglio dire se sei vendiato da me, se sei trovato, però minimo di educazione, facciamo, se poi non più due, parliamo alla persona. Oh, cosa? Documento. Perché se vai a trovare un carcerato, chiaramente sei un delinquente. Tanto quello carcerato non si sa se è un delinquente. Nemmeno io lo so, ma lo sai per lui. È attesa di giudizio. Io dovrei essere un delinquente di lui, ma lui non sa perché. Ma quanto ne voglio? Non tu. E questa cosa qua insieme con un'altra cosa, perché quando uno gli metti una divisa, anche questa è successa tante volte, qualsiasi sia, questo si sente, io sento di saperla tutto. Il 14 di agosto io parcheggio in una strada dove non c'è nessuno, le righe gialle, nessuno. 2 pomeriggio, davanti a un portone delle militari. Torno e vedo una signora che mi fa. Scusi, non potete mettere
c'è nessuno, non dà fastidio a nessuno, parcheggiato, lo so che non sono in questa zona, oppure lì che giallo, quindi è una aggravante, è molto grave. Però lei è una signora che dovrà per la PM. Sono pubblico ufficiale, mi parla. Io ho capito molte cose. Quindi per favore, non dire a mia mamma che io il militare non lo rifarei. Che però su quella cosa di quel giorno ce la può lasciare. Grazie, grazie a Stefano D'Andrea. Stefano non lo racconto, non lo dice perché è una persona.